Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare un po' di Regina. Oggi, partita che si è giocata ovviamente oggi alle 2, come il Cosenza. Non ho visto comunque la partita perché ho visto il Cosenza. Fatto sta che la Regina va a pareggiare 1-1 a Cremona in una partita in cui il primo tempo la Regina ha fatto 0 tiri in porta, brutta prestazione, è passata anche in svantaggio con un gol di Valzania a fine del primo tempo. Secondo tempo in cui comunque è arrivato il pareggio, è arrivata una reazione comunque importante, è arrivato il pareggio da parte di Riva su assist di Denis, questo allargo comunque bravo Denis, tra l'altro perché ho visto il gol in diretta, ho cambiato canale nel momento in cui ho fatto gol praticamente alla Regina, e Denis è stato bravo comunque a girarsi e passare alla Rivas che comunque ha superato in velocità l'avversario e ha fatto gol, anche lì il portiere poteva fare, mi sembra Karnesecchi, se il portiere della Cremonese poteva fare di più. Fatto sta che pareggio tutto sommato che ci può stare in chiave playoff. Ci fa rimanere comunque, anzi, in realtà ci fa guadagnare un punto sul Chievo perché il Chievo è a 49, mentre la Regina a 48 con la Spal a 50. Quindi, con tre partite al termine, comunque la Regina è in piena corsa per i playoff. È ancora comunque nella situazione di rincorrere gli avversari davanti, però, comunque deve assolutamente continuare così. Attenzione perché c'è anche il Brescia dietro a 47, quindi la corsa è comunque ampia. Fatto sta che comunque una vittoria, ripeto, fondamentale, una vittoria magari, cosa sto dicendo, un pareggio fondamentale, perché comunque è una trasferta difficile, con una squadra in fiducia, con una squadra che gioca bene e che si era fatto in vantaggio al primo tempo, quindi non era sicuramente semplice. Ripeto, pareggio che ci può assolutamente stare. Adesso testa la prossima che sarà fondamentale, sì, testa la prossima che sarà fondamentale anche per il Cosenza, quindi cerchiamo di fare i 3 punti in casa con l'Ascoli per anche diciamo dare una mano anche a Cosenza perché servirebbe, e quindi partita importante con una squadra difficilissima da affrontare che viene da 5 vittorie, 4 vittorie consecutive se non mi sbaglio l'Ascoli, quindi dopo la sconfitta di Cosenza ha fatto 4 vittorie consecutive, quindi sarà una partita complicatissima, ma dove la Regina in casa per ambire i playoff deve fare i 3 punti. Tra l'altro il Chievo, le dirette concorrenti, allora la Spal gioca col Frosinone in casa. Il Chievo invece gioca con la Cremonese in casa, ragazzi, comunque una lotta fino all'ultimo, mentre il Brescia non gioca, il Brescia, dov'è? Il Brescia va a Vicenza, quindi tutti i scontri comunque lì di classifica, più o meno, a parte Spal Frosinone, comunque tutte lì sono in classifica, e nulla, comunque, ripeto, pareggio che ci sta, adesso, ripeto, l'Ascoli vanno fatti solamente i 3 punti. A questo punto mi fermo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!